Stazionano con i propri mezzi in segno di protesta in largo Torneo ad Andria, nei pressi della villa comunale, gli ambulanti della città. Questo è il luogo dove svolgevano il loro mercato. In uno dei tre capoluoghi della BAT se ne contano più di 1.000 e relativo indotto. Sono stanchi di aspettare, loro vivono degli incassi della giornata fatta nei mercati di Puglia. I ristori prima e i sostegni poi lasciano il tempo che trovano, servono certezze subito. Oggi avrebbe dovuto essere, diciamo, la giornata della ripresa, della ripartenza su quest'area mercatale, invece gli operatori sono sui propri posteggi ancora una volta a protestare e a subire questi provvedimenti che sono davvero vessatori. Noi comunque abbiamo aperto le interlocuzioni, oggi pomeriggio avremo la videoconferenza con i vertici regionali, abbiamo presentato i due documenti, uno che riguarda i ristori anche nel comune di Andria, come abbiamo fatto negli altri comuni, l'altro documento è una proposta di deliberazione di giunta di consiglio comunale per la riapertura immediata di tutte quelle attività illegittimamente ed ingiustamente tenute ferme dal decreto, in particolare le attività nei mercati, quindi passi in avanti sicuramente anche oggi. Lo stop a fiere e feste patronali, l'altra mazzata, come ci racconta uno dei tanti ambulanti presenti. Io mi occupo di feste patronali e fiere, produco e vendo torrone. E noi siamo una categoria ferma da 14-15 mesi. È una forte forma di pregiudizio e razzismo nei nostri confronti. La loro indifferenza, l'indifferenza delle istituzioni, perché noi abbiamo bisogno anche di un aiuto psicologico, ma niente, nessuno ci viene a chiedere come state, cosa fate, come vivete. È una grossa sofferenza per noi, non sappiamo più che fare, è una vergogna assoluta. Donato Gala, presidente di Casambulanti Puglia, chiede maggiori sostegni, prendendo spunto ad esempio da quanto è stato fatto dal comune di Bitonto. Andria, è sempre per noi diciamo un gruppo di ambulanti, un gruppo di, noi ci chiamiamo fratelli, che ha chiaramente il numero maggiore di operatori, si parla di 1.000 operatori e ovviamente noi solidarizziamo con Andria perché pur sapendo che ci sono dei grossi problemi finanziari nel comune di Andria, però vogliamo semplicemente che come c'è stato per noi l'ascolto non solo per il problema economico, ma soprattutto per il problema psicologico, e la disperazione molte volte può portare a dei gesti estremi. Attenzione.